Buonasera da Riccardo Zerfati e benvenuti a questo appuntamento con Portafoglio ETF. Oggi vedremo l'operatività per venerdì 9 gennaio. Analisi dei mercati finanziari con indicatori a chi nasce, tre materie prime e tre indici mondiali che seguiamo giornalmente con 12 ETF disponibili su Borsa Italiana. Questa è la visualizzazione a chi nasce, questi i ticker degli strumenti. Vediamo subito che cosa è successo nella giornata di oggi. Si è concretizzato in maniera piuttosto anche clamorosa, diciamo, il rimbalzo che attendevamo ormai da qualche giorno, e in questo caso oggi anche sul mercato italiano. Italia più 3,69%, Germania più 3,39%, in questo momento Standard & Poor's alla chiusura dei mercati europei più 1,57%. Diciamo che i mercati probabilmente stanno rimbalzando, forse hanno iniziato un nuovo ciclo rialzista, è ancora evidentemente troppo presto per dirlo e lo vedremo tra breve anche con le candele Equinasci che andremo a vedere tra poco sui grafici. Dal punto di vista dei dati macro ci sono state le vendite di retail del mese Europa più 0,6%, quindi finalmente un dato sopra le attese per il continente europeo, mentre le nuove richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti sono sostanzialmente in linea con le attese, poche migliaia di unità superiori alle 290.000 unità previste dagli analisti. Diciamo che quello che ha trainato il rialzo ai mercati sono state le minute della Fed di ieri sera, praticamente, dove si è sostanzialmente confermato che quantomeno prima di aprile non si parlerà di rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Quindi questa è una buona notizia per i mercati che hanno anche cavalcato a rialzo nonostante alcune tensioni, diciamo, chiamiamole geopolitiche, faccio ovviamente riferimento anche all'attentato di Parigi della giornata di ieri sera. Per cui forte rialzo oggi sui mercati. Ripeto, ancora difficile dire se questo è un nuovo ciclo rialzista o è semplicemente un rimbalzo che è andato a cogliere qualche stop loss di chi si era messo al ribasso. Chiaramente stiamo assistendo a una fase laterale con forti sali e scendi, con una volatilità piuttosto elevata e chiaramente quello che di sicuro possiamo dire è che un nuovo trend, un trend definito, ancora non c'è sui grafici. Parlando delle materie prime, oro più 0,33%, quindi oggi buona tenuta, petrolio più 0,05%, quindi stabilità dopo il tentativo di rimbalzo di ieri, al momento non ancora confermato, vedete una debole variazione positiva. Il corn prosegue nel breve il suo ritracciamento da potenziali diciamo livelli di resistenza di medio periodo, oggi meno 0,44%. Fatta questa generale premessa, andiamo a vedere subito i nostri grafici, iniziando dal nostro indice che, come vi ricordo, seguiamo con l'ETF ETF MIB, uno degli ETF più affidabili di Borsa Italiana, veramente molto molto simile a quello del prezzo del future italiano. Vedete, a fronte di questo 3%, il trend ribassista si è improvvisamente interrotto e compare una prima candela verde ancora con delle code. Siamo in una zona molto vicina all'ipervenduto, ma non ancora un ipervenduto, per cui qua i dubbi rimangono. Abbiamo già detto ieri che siamo in prossimità di una soglia di supporti cruciali, a mio avviso, per il medio periodo, per il futuro, quindi del nostro indice. E siamo anche ormai non più distanti dal possibile area di resistenza che sono a questo punto indicabili in area 19.500. Siamo attualmente alla chiusura, vedete, 18.8, siamo più o meno a metà strada tra questi due livelli, per cui non c'è un quadro chiaro, un quadro grafico. Il mio suggerimento è attendere quantomeno una conferma domani e vedere se i prezzi riusciranno a costruire una prima candela verde senza code. In quel caso probabilmente proveremo a seguirlo a rialzo, anche se nel breve. Per quanto riguarda il DAX c'è un po' la stessa situazione, come vedete i supporti dinamici che avevamo disegnato per il momento hanno ben tenuto e vedete il DAX disegna una prima candela verde senza code che interrompe questo ciclo ribassista piuttosto violento. Per cui anche qua rimaniamo in osservazione, qua avevamo una posizione short, la vediamo subito sul DAX, che chiaramente oggi, domattina, anzi naturalmente, stopperemo. Al momento dei prezzi di chiusura la posizione vale meno 0,8%, praticamente in una giornata si è rimangiato tutto il guadagno accumulato nelle ultime 5. È chiaro in generale che Equinasci è una metodologia, una visualizzazione trend follower, per cui rende decisamente al meglio quando i trend sono ben definiti, come vedete in questo caso o in questo caso.
o addirittura in questo caso andando short, come tutti i sistemi trend following, chiaramente soffre in particolare nelle fasi di lateralità, come è evidente questa fase a cui stiamo assistendo da circa 3 settimane. Vedete, sali scendi tra supporti e resistenze. Per cui seguire i conigli nascenti chiaramente in questa fase è piuttosto difficile. Chiaramente noi siamo cauti al primo segnale di inversione, ovviamente ci cauteliamo, per cui il suggerimento è di stoppare subito questa posizione e vedere poi come si evolverà nelle prossime giornate. Per cui lo short XSDX è chiusura operatività domani mattina. S&P 500, vedete, c'è una forte candela rialzista. Ricordo sempre che questo strumento è molto aiutato, il grafico è piuttosto diverso da quello dell'indice sottostante, perché è molto aiutato dalla forza del dollaro di cui questo ETF naturalmente beneficia. Per cui ci rimettiamo flat sui mercati in attesa di trovare delle conferme che magari potrebbero già avvenire dalla giornata di domani. Passando alle materie prime, iniziamo con l'oro. L'oro che sta tenuto oggi piuttosto bene, ha fatto un incremento di 0,3%. Vedete questa piccola gamba rialzista per il momento tiene, noi siamo entrati a rialzo circa 2 giornate fa e per il momento a fronte di questa candela verde proviamo a mantenere. Come già anticipato, potenziali aree di resistenza sono in area 96,5-98, dove transita anche la trend line ribassista di medio periodo e proviamo naturalmente a mantenere questa posizione. Nulla da segnalare sul crude oil, abbiamo visto che dopo il tentativo di rimbalzo dell'altro ieri, oggi i prezzi sono rimasti stabili, per cui su Aikinashi viene fuori una candela di stabilizzazione ancora rossa, per cui non metterei qua nessuna posizione rialzista, per il momento attenderei una qualche conferma prima di eventualmente provare la strada del rimbalzo. Infine il corn, il mais, vedete da questi nuovi massimi, oggi una prima candela rossa di ribasso, per cui manteniamo naturalmente la nostra posizione rialzi e ribassista sul corno. Andiamo subito a vedere lo strumento. Ricordo a volumi molto scarni, ma comunque vedete un'altra candela verde. La nostra posizione attualmente vale il 2% dai prezzi di entrata e proviamo naturalmente a mantenerla. Questo è tutto per quanto riguarda l'analisi grafica. Andiamo a vedere il sommario delle posizioni, per cui rimaniamo solo con due materie prime, oro rialzo e corn al ribasso, rimanendo di nuovo flat sui mercati, sperando che riescano a costruire nelle prossime giornate un trend un po' più robusto che si possa seguire per qualche giornata. Ricordo sempre la possibilità di ricevere in abbonamento segnali operativi per costruire portafogli di medio e lungo periodo con ETF. Tutte le informazioni potete trovarle navigando sul sito onehourtrading.it. Questi eventualmente i miei contatti per qualunque dubbio, per qualunque supporto o chiarimento. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione e vi auguro una buona serata.